Io non sono riuscito a vedere, perché hanno fatto una proiezione che fanno sempre in Rai, una certa conferenza stampa, ero in Portogallo a fare l'isse, non che Barbareschi sia la tradizione di Rai, una conferenza stampa, quindi io non l'avevo visto. E andava in due puntate, una dietro l'altra, allora mi stava la televisione, ed ero da solo, non mi ricordo lo schema. In quel frangente, quando studio un personaggio che è veramente esistito, parli con le persone che sono state più vicine, la moglie Anita Kelly ci ha parlato, Valerio Fabrizi ci ha parlato, altri registi, ma soprattutto Simone Amichiarico, che era il figlio, che ovviamente era figlio, è morto quando lui aveva 20 anni, quindi l'ha vissuto Walter Chiari. Ha dato anche delle idee di sceneggiatura, ha cambiato anche, mi dice, no, mi pare non tiene, no, questo gesto per esempio non avrebbe mai fatto Walter Chiari, non è da lui, cioè non è, mi diceva cosa togliere, cosa fare, ma lui tiene le mani con sé, sì, ma non così, con le mani così, poi dopo camminare di un occolato, mi padre, mi ha dato tantissimi indizi, e mi ha fatto vedere anche dei filmini proprio, Guotto, proprio suoi personali, che sono mai uscito, che mi hanno dato un grande aiuto, quindi, vedo queste due puntate da solo, il giorno prima, il giorno dopo, prima la mamma, l'ex fidanzata, il fratello, l'amico, e poi dopo la vita Simone di Chiarico, oh, porca miseria, un interessante. E che si fa? Lui è bello garage, se lo vuole. Oh, ciao, Simone, che è successo? Che c'è? Ho pianto due volte con lui, ma mi fatto un male stasera, ma fa culo. Per me è stato il più grande compagno. Però è stata una brutta bestia, cioè state attenti tutti quanti i colleghi a... cioè come fai a fare tutto? Come fai a fare Truzzi? Cioè è molto, bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti, perché la difficoltà è questa di dare, devi secondo me beccare 3 o 4 elementi fisici, lirici, non di più, non di possibilitare sulla lingua. Se no fai a rivedere uno schema, lo ricopri. No, devi rievocare con una tua umanità, capire il fatto più intrinseco dell'uomo e riportarlo fuori in modo tuo. Certo, non ci assomigli, se non sarebbe meglio è, ma non devi stare a farlo. Devi fare 3 scelte, la camminata, l'accompagnamento e la risata, la parlata a voce, top, basta. Ma poi fai tutto, perché impazzisci, stai a guardare cosa fai mimicamente. Invece poi dopo devi capirlo dentro e rievocarlo da dentro, allora poi dopo lì il pubblico ci sta, perché se sente una verità di un uomo, credo, lo vedi su quel volto, in quel caso lì, nella cornice, quella cosa, lo porti con te e vive che la vicenda e crede che sia in quel caso da te. Non si vede mai di mai, è una cosa sconsigliatissima, perché rimane in superficie. Non so se mi sono spiegato, però insomma è abbastanza delicato questo passaggio, ma è profondo. Questo è successo spesso di affrontare dei personaggi che ti hanno così coinvolto? Beh, mi è successo anche a teatro, sì, mi è successo con Caravaggio tantissimo, perché sono realmente esistiti. Gli altri personaggi magari, che ne so, Arrivederci Amore Ciao, scritto dalla prima di Massimo Carlotto, ok, devi entrare dentro la difficoltà lì e devi entrare nella credibilità di un delinquente, questo era un criminale, ammazzo 12 persone, ha ammazzo pure la moglie, quindi, però è un personaggio inventato, non è esistito, non è che è veramente esistito. E allora la difficoltà è quando interpreti un personaggio lo devi amare, visceralmente, e devi assolutamente scusare tutte le cose che fa. Cioè se lui ammazza quella persona devi dire giusto così, non deve esserci minimamente la morale mia. Perché se si vede, se la macchina da presa, infatti si chiama macchina da presa perché prende, fa la radiografia di quei sentimenti, non è che fa solo un'immagine, ti prende, sente. E se c'è un attimo di, oddio, non è giusto sparare a questa persona, lo legge immediatamente. Hai sbagliato per sentire, hai sbagliato lavoro. Cioè, non ci deve essere la minima titolanza. Interpretito, devi amare ciò che quel pazzo faceva. Devi completamente annullarti, dar via la tua morale, la tua etica, la tua educazione, la tua cultura e credere che gli ebrei davano fastidio al mondo, bisogna eliminarli. Ci devi credere.
Quello è una difficoltà anteriore. Allora la macchina da presa entra, penetra questa convinzione che parte dallo sguardo e allora ci c'è del pubblico. E devo anche far schifo al pubblico in quel momento, ci mancherebbe, va benissimo, ma quello è il lavoro. Poi è difficile uscirci.